Ogni giorno quando ti svegli, fai qualcosa. Ma non del tipo fare una colazione del cazzo oppure scrivere vaffanculo su un muro. Cerca di trovare qualcosa da fare che ti migliori la giornata. O meglio, addirittura che migliori te. Insomma, basta una piccola cosa, ma che per quanto piccola, ti renda felice. Mi spiego meglio, devi cercare di fare una di quelle cose che se ci ripensi ti mette il sorriso. Se ti manca il tuo ex, scrivigli. Non avere paura di fare una figura di merda. E se capita, al massimo avrai qualcosa da raccontare alla tua migliore amica. E ci riderete sopra, come deficienti. Non avere paura di non mancargli più, a lui o a lei. Insomma, siamo in 7 miliardi. 7 miliardi, cazzo. Vuoi davvero credere che non ci sarà almeno una persona a cui potrai mancare? Se vuoi diventare più forte, più bravo, più preparato, più acculturato, allenati, studia. Se non ti piace studiare, non farlo. Ma puoi non lamentarti di chi studia e ottiene risultati. Non criticare chi si allena perché vuole vincere. Criticare non rientra nel fare qualcosa. Rientra nel rompere le palle. E chi rompe le palle non ha mai vinto un cazzo. Anzi, ha già perso in partenza. Quando stai per iniziare qualcosa, non vedere tutta la scala. Inizia facendo il primo passo. Fai qualcosa che ti faccia volere bene. Fai qualcosa che ti faccia stare bene. Se ti piace la Nutella, mangiane quanta ne vuoi. E se ti piace grasso, non ti pesare. Ma non rompere le palle a chi è a dieta. E se invece vuoi dimagrire, beh, mangia meno e compra una bilancia. Fai qualcosa. Trova qualcuno che ti chieda spesso come stai, a voce o per SMS. Trovalo perché in alcuni momenti quella persona ti farà stare meglio. E quando te lo chiede, rispondigli, subito. Perché altrimenti smetterà di chiedertelo. E farà bene. Fai qualcosa. Qualcosa che ti faccia ammirare dagli altri. E non aver paura di non piacere. Tanto te lo dico subito, non si può piacere a tutti. Non aver paura. Ma non criticare qualcuno se piace più di te. Cerca piuttosto di imparare da lui. L'invidia e l'odio la comprano quelli che non sanno fare un cazzo. E hanno bisogno di dire agli altri le cose che non hanno il coraggio di dire a se stessi. Perché hanno preferito comprare l'invidia invece che uno specchio. Se hai qualcosa da dire, dillo. Con una canzone, con un SMS, con un libro, con un video, con una foto o con un cazzo di post-it. Sii te stesso. Gli altri devono prenderti per come sei. Devi essere te stesso, ma il te stesso migliore. Insomma, la mattina quando ti svegli, fai qualcosa. Anzi, prima pensa. Tanto è gratis. E dopo che hai pensato, fai qualcosa. Even if I tried, even if I wanted to, and I can't change. Even if I tried, my love, my love.